90 minuti, vediamo. No, non sento, no, non penso. Non penso di averli ancora, nel senso ci arriverò piano piano. E con queste partite abbiamo 3 partite in una settimana, vediamo quello che riusciamo a mettere nelle gambe. Sicuramente il lavoro fatto prima di questa settimana è stato un lavoro specifico per la gamba, il lavoro di aerobico, però poi è soltanto una settimana che mi allena la squadra, dunque ci vuole ancora un po' di tempo, inizio un po' di tempo, penso ancora una settimana, 10 giorni per raggiungere i 90 minuti. No, abbiamo parlato l'altro giorno per eventualmente com'era le sensazioni prima della partita, com'era fino a sabato, è andata crescendo la settimana, dunque ho iniziato così, normale dopo 4 settimane fermo, ho iniziato piano, nel senso con un po' d'accortezza così, e poi dopo, piano piano andando avanti la settimana sono cresciute anche le sensazioni positive, poi abbiamo arrivato ieri a fare 20 minuti, 25 minuti, dunque adesso vediamo, ci saranno altre 2 partite ravvicinate e mi si deciderà quello che... No, non mi aspetto, nel senso vediamo, la deve gestire lui, gestirà lui la situazione nel miglior modo possibile, considerando che vengo da un mese fermo, dunque non è da sottovalutare questo fatto, però io sono a disposizione, vedrà lui quello che, come arrivare a impiegarmi. Mi sento un pareggio era più che giusto per quello che abbiamo fatto in campo, per come abbiamo giocato, anche mi è piaciuto anche lo spirito della squadra nell'adattarsi a una partita diversa rispetto a quello che avevamo preparato. Ci siamo trovati sotto, loro si sono richiusi nella loro metà campo, abbiamo giocato una partita diversa rispetto al solito, abbiamo fatto buone cose rischiando pochissimo o niente contro una squadra che veniva da una partita a Torino dove aveva creato tanto, dove ha fatto buone cose anche in precedenza. Dunque siamo rimasti solidi in difesa, non abbiamo concesso quasi nulla, dunque, e ci siamo presentati 3-4 volte davanti al portiere in maniera abbastanza nitida, e questo è un fattore positivo. Dispiace aver perso una partita così, perché poi dopo adesso andiamo a affrontare 3 partite complicate, dunque in questa settimana forse è la partita dove pensandoci potevamo portare via punti, però il calcio è questo. Adesso pensiamo alla Roma, una partita completamente diversa, probabilmente loro verranno a fare la partita dove probabilmente sarà più nelle nostre corde, nel senso dove noi dovremmo essere aggressivi, fare il nostro tipo di gioco che abbiamo fatto fino adesso e che ci ha portato risultati, e dobbiamo essere bravi a non concedere neanche quelle mezze occasioni, perché loro in questo momento, abbiamo visto la partita dell'altro giorno, stanno bene, creano e fanno gol con una certa continuità. Ho visto una squadra molto concentrata, anche perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo ancora, dunque non possiamo rallentare niente, e ti ripeto, perché sappiamo che ieri tra le partite che andremo a affrontare, le prossime, sicuramente era quella dove potevamo portare punti, forse fare la posta piena, e vincendo ieri probabilmente potevamo dirci salvi e sicuramente potevamo affrontare Roma, Palermo, Inter in maniera diversa. Invece così dobbiamo andare a prendere punti con squadre molto più forti di noi, più forti di noi, e soprattutto giocando 2 partite in trasferta, dunque non sarà semplice.